in diretta da Cortina. Diamo il bentornato a Filippo Galli. Ciao Filippo. Ciao, ciao Edoardo, ciao a tutti. Ciao, ciao Filippo. Ciao, ciao. Che è dai nostri amici, dicevamo, Filippo, di Sport Eventi, che noi approfittiamo per, sì, per salutare. Abbracciaci Michele, abbracciaci tu. Piero. Come sta andando? Piero e Michele Marchioni. Bene, bene, il tempo sta reggendo. Qui è sempre, il tempo cambia di mezz'ora in mezz'ora, però diciamo che la pioggia è stata abbastanza clemente, adesso ad esempio c'è il sole, quindi ah, beh, più bello diciamo... Allora Milano è bruttissimo, fino... sì, ma non hanno detto, non hanno detto Monza, Milano, i tempacci, vabbè. Allora, senti, prima di venire a noi al Milan, chi vince gli europei? Così, ma io mi auguro, io tipo l'Inghilterra da sempre, ma sta giocando da cani, io però, vabbè, penso, spero anche la Spagna, insomma, perché ha dimostrato un gran gioco. È vero che deve incontrare la Germania, e quindi sappiamo che l'altro gioco non la Germania vince, no? Esatto, questa battuta, in questa battuta, non lo so, mi auguro che possa essere la Spagna, anche se incontrando adesso la Germania potrebbe ovviamente uscire. Beh, sicuramente la Spagna è quella che fino a qui ha fatto meglio in termini di gioco espresso, certo. Però la Germania, ragazzi, cioè c'è Musia, io so... Anche Filippo... l'Olanda non mi dispiace, è vero che non è l'Olanda che riconosceremmo. Sì, non è l'Olanda dei tulipani, quelli, no, però... No, i nostri tulipani, però c'è anche l'Olanda. Diciamo che anche sarei contento anche se l'Olanda arrivasse in finale. L'Olanda è un giocatore strepitoso in questo momento, che è Chavisimo, sta facendo un europeo di altissimo livello. Ci starebbe bene a Milan? Vabbè, che domande. Non lo so, non ho idea. Allora, quello che ha scritto Filippo è a Cortina da un pezzo, è già arrivata la querela, perché delle battute così scontate. No. Ci sta, l'abbiamo sentita. Piatto da gente, non ci so dire. Allora, Filippo, diciamo i due piatti principali sono questi: Lukaku, sappiamo non essere l'alternativa numero uno all'attacco del Milan, che è Zirkzee, ma da ieri la voce è che la pista si sarebbe parecchio raffreddata. Per te Lukaku è da Milan, non solamente, cioè per tutte le caratteristiche, età, motivazione, ruolo? Ma non lo so, io così andando a vedere quelle che sono i pensieri e la vision del club, mi sembra che Lukaku possa uscire al di fuori, no, di quelli che sono i parametri del Milan, però è sempre vero che in un progetto si possa pensare che qualche giocatore esca dai parametri prestabiliti, e quindi perché no Lukaku, io vedrei bene tutti e due, quindi con un Lukaku magari più a fare da riferimento là davanti, con Zirkzee sotto o comunque a gestargli attorno, non lo so davvero. Stiamo parlando, se non si risolvono le questioni legate appunto alla richiesta del procuratore, che sto parlando di Zirkzee, sì, perderlo è un peccato, anche perché sembrava che proprio all'inizio potesse essere il rosso nero da molto tempo, invece non è andata così. Filippo, sono due attaccanti però molto diversi. Sì, infatti no, complementari l'uno all'altro, sto dicendo. Certo, ma secondo, dato che tendenzialmente noi pensiamo che il Milan ne faccia o uno o l'altro, cioè, cosa spinge, diciamo, i dirigenti del Milan a scegliere un attaccante? L'occasione di mercato o delle caratteristiche precise? Perché sono diversi, ovviamente, quindi non non si può pensare che sia soltanto una di questi elementi a definire la scelta. Gli elementi possono essere molteplici e quindi poi determinano la scelta, quindi sicuramente c'è una questione legata a ingaggio, a costi, c'è una, ovviamente in primis, una questione di funzionalità all'idea di gioco, che con cui immagino che gli operatori di mercato del Milan abbiano parlato con Fonseca e quindi abbiano definito le caratteristiche di un giocatore piuttosto che di un altro che devono entrare nella rosa di partenza del Milan. E poi ovviamente il compito sempre dell'allenatore è quello di ottenere il meglio, no, dei giocatori, ma credo che insomma non sia soltanto un elemento, deve definire un parametro che definisca
la scelta su un giocatore o meno. Anche se su questa roba dei parametri io prima Filippo diceva tra i diversi parametri Lukaku comunque è un giocatore esperto, 31 anni forse, Filippo, dal punto di vista proprio della leadership dello spogliatoio dopo aver perso un giocatore come Giroud, come Kier, è vero, come Florenzi, è vero che si può anche andare oltre certi parametri proprio per andare a colmare un gap che chiaramente un giovane non può avere, Filippo, perché è una questione di tempo, di esperienza, eccetera. Sì, ma per carità, Lukaku potrebbe anche rivelarsi un giocatore di questo tipo a livello di leadership, non lo so, non mi sembra, per quello che lo conosco poco, per quello che ho letto, per quello che ho visto, non mi sembra il giocatore di leadership, cioè non mi sembra diverso da Giroud, ecco, se vogliamo paragonarli da quel punto di vista lì, però poi credo che finché non sarà qui non lo vedremo agire nei comportamenti, non solo sul campo ma anche di fuori, credo che l'invito debba essere un po', come posso dire, trasversale, no? non solo legato a ciò che accade sul campo. Ti faccio l'ultima perché poi ti dobbiamo liberare. Benasser, sì. Pare che il Milan sia disposto a rinunciare a Benasser. L'obiettivo a centrocampo, Leo, ti chiedo, che l'obiettivo forte dovrebbe essere Adrien. Sì, ma anche Fofana, e anche qui due giocatori comunque diversi, poi li chiediamo. Perché giocheranno, il Milan giocherà a due presumibilmente, Filippo, quindi Benasser potrebbe essere il sacrificato. Ti volevo chiedere quali caratteristiche devono avere secondo te i due mediani per il calcio di Fonseca lì davanti alla difesa. Ma io credo che insomma è chiaro, sempre l'idea sarebbe sempre quella di mixare un po', no, le qualità dei giocatori. dei giocatori, e quindi avere un giocatore più di contenimento, chiamiamolo così, ma ovviamente ormai se pensiamo in una squadra di Serie A non possiamo pensare che un giocatore abbia una sola fase, però magari che sia più propenso a fare quello, no? Che un giocatore di sacrificio, diciamolo così, che poi di anche sul proprio apporto in fase di costruzione di gioco, e poi è un giocatore invece che sia qualitativamente importante, insomma, anche perché poi da lì nasce il gioco, perché nasce ormai dai difensori, dal portiere, però più un giocatore, io credo che il Milan abbia bisogno, ogni squadra, ma io sono milanista, voglio dei giocatori tecnicamente qualitativi, e quindi insomma queste devono essere le caratteristiche. Per Milan ha bisogno di Rabiot per fare nomi e cognomi, Filippo? Ma Rabiot non sarebbe male come possibilità di acquisto se rientra. Poi sarà sempre anche l'allenatore, no? A fare, a dire la sua, probabilmente generalmente l'allenatore delinea un po' le caratteristiche, poi sono gli operatori di mercato che vanno a trovare il profilo adatto per quelle caratteristiche che richiede l'allenatore. Ma solo a livello teorico, e poi giuro, è chiusa, fuori Benasser, dentro Rabiot ci sta? Poi dopo è ovvio che tu non sei tu il direttore sportivo del Milan, che tra l'altro non c'è. Poi se non so se Benasser ha questa richiesta, dove sta, in Emirati, in Arabia, non so se vuole andare, che vada, cioè, voglio dire, io credo che poi bisogna avere i giocatori qui che siano innamorati della causa, che vogliono, insomma, che ci credono fino in fondo, no? Certo, chiarissimo. Filippo, senti, ti mandiamo un grosso abbraccio come al solito. Che ritenete chiarissimo quello che detto, non è chiaro neanche a me. Ti abbracciamo, grazie. Filippo, saluto a tutti, saluto a Michele. Ciao, ciao, ciao.